cari amici del Velato della Cultura, bentornati. Oggi sono qui per raccontarvi del Sale della Terra di Jeanine Cummins, edito da Feltrinelli. Ci troviamo ad Acapulco, che normalmente è una città nota per il divertimento, le vacanze, il sole, le spiagge. Eppure è anche scenario di atti terribili di violenza e di abusi da parte dei cartelli della droga, i quali, per affermare la propria egemonia, terrorizzano la popolazione locale. Ed è in questo contesto che incontriamo Luca, un bimbo di 8 anni, e Lidia, i quali si stanno nascondendo da 3 sicari che fuori dalla casa dell'abuela in cortile hanno già eliminato la loro intera famiglia: niente più padre, niente più nonna, niente più zie e cugini. In un attimo la loro vita viene trasformata e catapultata nella triste realtà violenta del territorio dal quale bisogna scappare. È necessario fuggire dal Messico, dominato da violenza, abusi e corruzione soprattutto, tale per cui non è possibile sentirsi al sicuro neanche nelle mani della polizia. Per fuggire e uscire dal Messico non si potrà prendere un aereo, per esempio, perché esibire i documenti vorrebbe dire far accendere una spia rossa sulla propria testa e farsi trovare, grazie al fatto che i narcos hanno occhi e orecchie dappertutto. Ed è così che Lidia e Luca si uniscono alla grandissima massa di migranti che attraversano il paese per arrivare agli Stati Uniti. Per farlo acciuffano letteralmente al volo dei treni merci. Tali treni vengono chiamati tren della muerte o la bestia, semplicemente perché è davvero difficile viaggiare in queste condizioni. Quello che potrebbe succedere è finire sotto il treno, restare mutilati oppure essere aggrediti, essere abusati, subire gli attacchi non solo dei narcotrafficanti o addirittura di altri migranti, ma anche della polizia corrotta che normalmente rapisce i migranti, ne chiede il riscatto o comunque ne trae grandi somme di denaro derubandoli. In questo frangente Lidia e Luca si ritrovano ad abbandonare completamente la loro vita normale, una vita fatta di scuola, lavoro, casa e viaggi, una famiglia che aveva praticamente tutto. Ed è in questo frangente che si trovano ad abitare l'incertezza di un viaggio che non dà assolutamente garanzie di riuscita. Eppure incontrano la solidarietà degli altri migranti, la solidarietà delle persone che popolano le cittadine, che fanno parte delle tappe di questa traversata, e per poi appunto arrivare a conoscere via via la sofferenza altrui, unirsi in questa sofferenza per fare fronte comune. Le pagine di questo libro coinvolgono il lettore in un crescendo di tensione. Sin dalle prime righe il lettore si trova coinvolto come in un film, le pagine come se fossero tridimensionali, perché ci si sente totalmente assorti nell'atmosfera di tensione, talvolta di rassegnazione che queste persone si trovano a vivere, perché in un contesto dove la corruzione, gli abusi la fanno da padrona, difficilmente si trova, no, la possibilità e la forza di reagire per poi augurarsi una vita nuova in un posto al sicuro. La scrittura dell'autrice è quasi da sceneggiatura, infatti non mi stupirei se presto trarranno un film da questo libro. L'autrice è stata anche esposta a polemiche, perché è stato detto, tra le varie cose, che in quanto cittadina statunitense non è una voce autorevole per parlare di immigrazione.
Io personalmente, grazie a questo libro, ho scoperto dei temi, delle situazioni di cui non ero completamente a conoscenza. È stato un punto di partenza per approfondire, per conoscere anche solo banalmente le tappe, le città che in Messico fanno parte un po' del percorso di un infinito numero di migranti che ogni giorno attraversa il paese in cerca di una vita, migliore. Che dire, come al solito io vi chiedo di esprimermi la vostra esperienza di lettura, se avete già tra i vostri libri, nella vostra libreria, Il sale della terra, altrimenti non dovete far altro che leggerlo e farmi sapere che cosa ne pensate. A presto con il prossimo appuntamento. Ciao!